Poi si dovrebbe curare, perché uno si va a dare la cura è la prima cosa. La cura è la prima cosa. Poi la fontana così di fronte al municipio non è che sia questo grande bigliettino da visita. Estate, caldo, afa. Siamo a Giugliano e quando arriva l'estate le fontane nelle città sono fondamentali. Ad esempio a Roma c'hanno la fontana di Trevi. Vabbè, ne avrà sicuramente anche altre, ma quella è la più rappresentativa. Ma parliamo di Giugliano. Cosa c'è nel centro storico per stare più freschi e per il refrigerio degli anziani? Qui a Piazza Matteotti un tempo c'erano tre fontane che ora sono state tombate. Non hanno mai funzionato bene e noi paghiamo. Se funzionavano bene piaceva, è una bella cosa. E dice che le hanno tolte perché la gente ci cadeva dentro. Ma secondo lei, anche per diciamo, le persone anziane che si fermano qua, un albero non è poco in questa piazza? Certo. C'erano due alberi qua. Due alberi. Uno è stato tagliato. Perché? Perché stava cadendo, allora l'hanno dovuto tagliare. Piazza Matteotti sempre, ci accontentiamo di questa fontanella. Poi c'è la fontana di Piazza Municipio, oggi non proprio in forma, fontana che qualcuno utilizza anche come pattumiera. Comunque non è andata mai bene. Il mio parere, perché non qua mi sfrarra che tu. Bella chiara che la fanno una puttana, ma ci meno dai, fanno bello per mentucci. E allora non proviamo un po'. Poi la fontana così di fronte al municipio non è che sia questo grande bigliettino da visita. Poi si dovrebbe curare, perché uno si va a dare da nero. La cura è la prima cosa. La cura è la prima cosa. E poi c'è una nota fontana in via Nello Palumbo, completamente spenta e lasciata, purtroppo, all'incuria. Il nostro tour finisce a Piazza Annunziata, dove di fontane neanche l'ombra. E neanche dell'ombra, neanche l'ombra.